Le parole del Papa in Iraq sono state chiare. Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio le consolazioni dei cuori e la guarigione delle ferite. Bergoglio ha voluto cancellare l'idea di un Papa crociato tra gli infedeli, come Francesco d'Assisi ha cercato vie comuni di pace, di perdono e di riconciliazione. Ai cristiani che hanno sofferto per mano dell'ISIS, il Papa ha detto di portare la carezza della Chiesa, una carezza agli ultimi che si coniuga con l'intenzione di sottolineare la radice comune delle tre grandi religioni monoteistiche. Prima di partire ha voluto vedere i volti delle popolazioni irachene, per costruire un rapporto di fiducia, di apertura e di rispetto. Bisogna partire da un contatto reale, del corpo oltre che dell'anima. Avendo presente Abramo, Bergoglio sa bene che la via della paternità non è semplice. La promessa di una generazione numerosa come le stelle passa per il martirio della richiesta di un sacrificio di un figlio, perché la strada della pace è fatta anche dal riconoscimento delle ferite, delle ingiustizie patite da tutti i popoli. L'apertura di Abramo non ebbe nulla di trionfalistico o di autoreferenziale, ma, centrata sulla paternità, si nutrì della fede basata sul riconoscimento delle ferite e della fragilità.